I manoscritti non bruciano. I manoscritti non bruciano mai. Nel romanzo Il maestro e Margherita, lo scrittore Mikhail Bulgakov racconta in modo ironico e velato le traversie della sua vita oppressa dal regime russo sotto Stalin. Il romanzo in questione venne effettivamente bruciato dallo scrittore in un periodo in cui entrava ed usciva dai manicomi. Nella ristesura del romanzo, realizzata al suo terzo matrimonio, Bulgakov inserisce nello scritto questa vicenda. Il manoscritto viene restituito al maestro, che pensava fosse andato perduto perché da lui stesso bruciato, come favore dal diavolo di nome Voland, con la frase «I manoscritti non bruciano». La frase è stata a buona ragione interpretata da molti come la perseveranza della letteratura contro la dittatura russa, estremamente preoccupata dagli scrittori e dai liberi pensatori. Ed è diventato il titolo del libro che un altro scrittore ha usato dopo che, entrato nel 90 negli archivi aperti del KGB, Polizia Politica Russa, ritrovò molte delle opere di scrittori russi scomparsi o suicidi. Sono un ottimista per natura e non posso concludere questo libro se non con una previsione positiva. Voglio utilizzare la frase sopra, la lotta tra la cultura e la sua scomparsa, tra la spiritualità e la meccanicità, tra il divino e il profano, portando alla luce il fatto che nemmeno il diavolo più malvagio è riuscito a uccidere il sapere. La capacità dei bambini, il loro apprendimento, la trasmissione della conoscenza non verrà bloccata, come potrebbe accadere nel peggiore degli incubi di qualsiasi uomo libero. Mi piace pensare che la cultura sia il bene, l'ignoranza è il male, la capacità di leggere e di apprendere un dono divino. La stessa incapacità, un ritrovato del più profondo girone dantesco dell'inferno, i manoscritti scritti a mano. La bandiera di tutto quello che il conoscere significa. Sotto o dentro di essi si raccoglie il succo della vita, la ragione più profonda e forse la vita stessa. E per tale pensiero non posso che immaginare che alla fine la cultura, come la vita, trionferà, che la conoscenza e la bellezza del sapere piegheranno anche i propositi più meschini, come hanno piegato quelli di Voland. Magari, grazie alla campagna Fuori dagli schermi, è tutto un altro mondo che con pochi, per ora, sto portando avanti. Magari perché in fondo la vera forza è il sapere, o magari perché tu passerai questo libro ad altri. Anche il peggior nemico del sapere, come poteva essere stata la dittatura russa sotto Stalin, aveva custodito tutti i testi integri nei suoi archivi di quegli scrittori che sottoponeva a inchieste, soprusi e deportazioni. Stalin, nella sua pazzia più estrema, verso qualsiasi libertà, adorava lo scrittore Bulgakov, del quale aveva ammirato e più volte guardato la commedia I giorni dei Turbin. Commedia che raccontava le vite di ufficiali dell'Armata Bianca, quella che per inteso aveva combattuto in favore degli zar durante la rivoluzione e aveva richiesto Stalin che lo spettacolo tornasse in scena. La cultura, la bellezza della scrittura e, nello specifico, lo spettacolo, avevano così tanto affascinato Stalin che gli storici raccontano che questo aveva salvato la vita a Bulgakov. La voglia del sapere non potrà quindi essere bloccata da nessuno, perché, come una magica nebbia, saprà sempre evadere e rendersi disponibile per qualsiasi mente curiosa che, a sua volta, la farà rimbalzare in ogni dove. Un influencer si sostituisce alle capacità di scelta delle persone. Uno scrittore apre la mente e la rende libera. E la libertà sarà sempre ricercata e sognata. I manoscritti non bruciano. I manoscritti non bruciano mai, aggiungo io.